Zombie apocalypse. Eccomi ragazze, dunque questo è un altro nuovo video, come vi ho promesso da prima nell'altro video chiacchiericcio che vi rimando all'altro video appunto dove vi dicevo che facevo questo video tag conosciamoci meglio. Allora, ho qui il computer davanti, sono di fronte al computer con la ring light e spara flashetta su di me e il computer fisso che mi sto guardando tutte le scusate il prurito al naso, tutte le domande che sono 23 domande di botta e risposta al video tag appunto conosciamoci meglio e andiamo subito. Allora il tag, se non ho capito male, da la regina dell'idolo, ovvero vabbè chiamiamola Elisabetta R, che il suo vero nome non so se lo so o meno, ma vabbè, comunque Elisabetta è stata taggata da non mi ricordo chi. Perdonami, casomai lo dirò nell'informazione, nel box informazione. Allora, è stata taggata da... Aspettate che vado direttamente in un'altra pagina perché non voglio fare confusione. Allora, scusate, però questo video sarà lunghissimo, ma pazienza. Video tag. Ok, conosciamoci meglio. Conosciamoci meglio. Lasciamoci meglio. Allora, vediamo un po' se lo trovo. Vediamo se trovo sta roba. Allora, è stata allora il video tag è stato ideato da Cuba Libre, ovvero Amarilis, però lei a sua volta a volta di un'altra youtuber è stata taggata da Ombretta Carnicelli, adesso mi ricordo, ricordando però leggendo qua perché prima non mi ricordavo a memoria, io non è che una memoria granché, quando voglio ricordo, quando no c'è un pedre, se andiamo al pietoso. Comunque lei è stata taggata, cioè citata da Ombretta Carnicelli, quindi il video tag è stato ideato da Cuba Libre a Marlis. E adesso lei ha nominato un'altra youtuber che non vi sto a dire perché tanto non so dove l'ha taggata, comunque non importa, vabbè. Adesso io vado in un altro video che ho le domande qui presenti. E dunque, allora, quanti anni hai? 34, ma vabbè, sì, non si direbbe, però ho 34 anni. Quale scuola hai frequentato? A parte le medie di Palau? L'asilo e bla bla bla, le medie sempre a Plau, le superiori, il turistico di Santa Teresa di Gallura, sì, il turistico, sei fidanzata, nine, ma vabbè, è un po' un tasto dolente, ma vabbè, cosa fai nella vita? Nella vita non faccio nulla di che, nel senso, aspettate un secondo. Allora, dunque, scusate ma sono stata interrotta, quindi vabbè, no comment. Allora, dunque, cosa fai nella vita? Nulla, la casalinga, a parte che mi piace fare video su YouTube, poi passeggiare, fare la spesa, tutte queste robe così, e null'altro. A parte che mi piace fare un sacco di cose belle, tipo cantare, ballare, ma ballare, ballo poco e nulla. E poi, come si dice, mi piace anche... No, questo microfono come l'ho messo? Boh, vabbè. Allora, oltre a ballare e cantare, mi piace anche disegnare, tutte queste robe così. E niente, poi cosa dovresti fare nel futuro? Cosa vorresti fare nel futuro? Ma nulla di che, quinta domanda ovviamente. Forse continuare a fare le solite cose che faccio tutti i giorni, cioè uscire di casa, fare tante passeggiatine, e beh, non è nulla di che quello che faccio in tutti questi anni, ma non c'è nulla di che in questo paese mio, Palau, quindi in futuro, non lo so, dopo la vita non ci metto nulla di buono nel mio futuro, ma non è neanche così brutto il futuro che potrei avere, boh, non sto qua a dire che cosa e perché, comunque vabbè, dove ti piacerebbe vivere?
Ovviamente qui nel mio stesso paese, però anche se, cioè, vabbè. Quali sono le tue passioni oltre al make-up? Cantare e anche ballare, ripeto, ma anche perché no, disegnare, queste cose così, sfogarmi sul mio quaderno di appunti che ho qua sotto la telecamera, ma vabbè, quello è il libro sfogo che faccio quasi più o meno tutti i giorni. Da quanto tempo ti trucchi e come è nata la tua passione? Allora, la mia passione è nata che praticamente cercavo di, non lo so, non ispirarmi a qualcuno, più che altro è nata così per caso, guardando mia madre ovviamente, e poi anche perché no, guardavo, come dire. Sì, guardavo mia madre, poi quando sono cresciuta più là, guardavo Clio Makeup è brava, è bellissima. È nata così per caso la mia passione per il trucco, non saprei descrivervi altro meglio. Poi non ho una domanda, qual è il prodotto make-up che collezioneresti all'infinito? Le palette viso e occhi soprattutto. E vabbè. Ci sta, illuminante anche, perché no? Oltre a, in primis, il mascara, ma vabbè, qua si parla di quale make-up. Io sia il make-up, sia, sì, scusate, sia il mascara che le palette, ma per me non c'è cosa che tenga, sia mascara che palette, non importa, basta che mi trucco. Allora, decima domanda, a quale prodotto non puoi proprio rinunciare o il mascara, ma anche il bronzer, ma soprattutto quelli per farmi le sopracciglia. Poi, qual è il tuo brand di cosmetico preferito? Il bronzer e il mascara, ovviamente. Che colore preferisci per un trucco occhi? Dipende. O il blu, ma il blu non mi sta tanto bene, oppure come dire, il marrone. Dipende dal fucsia, anche il rosa dipende, ma il rosa lo metto più sulle guance, dipende. Che colore preferisci sul tuo trucco, sui trucchi, sulle labbra anche, invece sulle labbra, anche il rosso, il trasparente, il lip gloss trasparente, il rosa dipende, anche lì. Allora, 14ª domanda, preferisci i trucchi, sto leggendo qua, sulle computer, sempre trucchi colorati o neutri? Anche lì vado momenti. Colorati o neutri? Qual è la parte che ami del tuo viso? Non lo so, gli occhi? Può darsi. Qual è non sopporti? Ma nessuna dei due, vabbè, Schumpeter. Quale parte ami del tuo corpo? Non saprei. Forse le gambe, ma neanche. Non mi va di dirlo, mi vergogno un po', vabbè. Questa la salto, vabbè. In genere è un po' tutta, tutto il mio corpo, non c'è una parte che non amo. Quale cambieresti? Nessuna, ovviamente. Hai tatuaggi? No, ho solo nei dappertutto, ma non tutto il corpo, ma alcuni ne ho, alcuni se ne sono andati via, non so come mai, ma vabbè. Ne faresti i tatuaggi? No. Sei favorevole alla chirurgia estetica, la faresti? Nine. Sono favorevole se ognuno ha i soldi di farla e se la può permettere, ma se uno è bello così e vuole invecchiare per com'è, non vedo che motivo c'è di farsi la chirurgia estetica. Se vuole cambiare qualcosa, allora sì, ma se no, non è necessario per forza. Non è per forza necessario. Scusate un po' il gioco di parole, però è così. La faresti? No, assolutamente. Che tipo di persona apprezzi? Dipende dal tipo di garbo che ha e anche dal tipo di. Non lo so, il carattere, deve avere un carattere non solo dolce, ma anche sensibile, dalla parte mia, perché io sono molto sensibile. Sono un po' stronza, però sono anche molto
empatica quando mi parla a me, diciamo la verità. Non sono sempre simpatica e niente. A volte sono anche un po' strunz, ma credo un po' tutte le persone a volte siano un po' strunz. Io parlo della parte mia, il mio carattere personale, però parlo anche per gli altri. Non siamo tutti così purtroppo, ma anzi per fortuna a volte anche. Quale invece non sopporti? Le persone arroganti e anche un po' falsucce, diciamo la verità. 23esima domanda, dopo la 22esima. Quale youtuber, vlogger, amministratrici segui maggiormente? Allora, io seguo a volte, non sempre, ma tante volte Amarlis, appunto, Elisabetta R e tante altre, ma delle tante io seguo anche. Allora, anni fa seguivo non so quanto tempo Ombretta Carnicelli, però adesso mi va a seguire o Marilis o un Fettina Chic, Alessandra o anche altre ragazze sempre di YouTube, ma non so perché mi va a seguire altre ragazze ancora, boh, non saprei nulla. Allora lascio libero il tag, io vorrei taggare anche altre persone, aspettate un attimo, vorrei taggare anche Stefi, il canale di Stefi la Perottina. E niente ragazzi, questo video è finito. Se volete potete taggarvi a vicenda, io lascio libero il tag. Taggo anche le Martinos, poi taggo anche Antonella Paglino e altro nulla. La lascio libero. Chi vuole può parlare in questo tag, può citarsi in prima persona e farsi conoscere meglio. Io mi sono fatta conoscere più o meno così, attraverso questo tag. Scusate un po' per la voce, ma è un momento un po' no oggi, quindi è normale. Non voglio parlare di cose perché i panni sporchi, come suol dire, si lavano in casa propria, quindi non mi voglio dire cosa mi è successo, però evitiamo. Ok, nulla, tranquilla, sto bene, non è nulla di grave. Bacio, grazie ancora dell'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.